Buongiorno, bentrovati. Luca Tremolada, Andrea Gianotti, buongiorno, bentrovata Chiara Bacciglieri. Ciao Luca, ciao Andrea, ciao a tutti. Ci sentiamo tutti benissimo. Allora, vi presento tra un secondo chi è Chiara Bacciglieri. Prima la... Allora, eccoci qua, Chiara Bacciglieri, 30 anni, Ferrarese, marketing advertising, anzi, neuromarketing, psicologa del marketing, docente di consumer behavior presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Qui è in veste di Head of Data di LifeFit, una piattaforma di formazione aumentata digitale. E ci racconterà, l'ho detto male, ma adesso lo dico meglio, insomma, come estrarre dati, usare i dati nei racconti o estrarre dati dai racconti, che è una cosa straordinariamente interessante. Allora, innanzitutto, cos'è LifeFeed? Bene, Luca, intanto grazie per la presentazione pazzesca. Dunque, LifeFeed è una società che opera nel settore EdTech, dell'Education Technology, e ha creato un metodo, prima di tutto, prima ancora che una piattaforma, si tratta di una metodologia di apprendimento molto innovativa, è un metodo unico nel mondo, che aiuta le persone, nel nostro caso si tratta dei collaboratori delle aziende, a trasformare le esperienze di vita in competenze soft da utilizzare anche sul lavoro. Quindi quando parlo di esperienze di vita mi riferisco a tutti quei ruoli, a quell'esperienza, a quei cambiamenti che noi viviamo al di fuori del contesto professionale, quindi per esempio come genitori, come amici, come partner, come figli, anche come caregiver. Tutte quelle dimensioni, quei ruoli di vita che sono tradizionalmente poco visti, dalle aziende o addirittura in alcuni casi visti come degli ostacoli alla carriera e alla produttività. Quello che LifeFeed fa, la missione è quella di ribaltare questo stereotipo e far vedere alle persone in primis e alle aziende di conseguenza che invece tutte queste esperienze, tutti questi tradizionalmente chiamati buchi nel CV sono in realtà delle fonti di competenze soft importantissime. Allora, tu ho letto, poi intanto saluto anche Andrea Gianotti che non l'ho salutato, mi hanno anche ripreso perché non ho respirato mentre facevo questa presentazione, ma ti ricordi Minà? Cioè c'era un tempo Mixer, tu sei troppo giovane se saperlo, però c'era una trasmissione Mixer che partiva così. Chiara Bacciglieri, 30 anni, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha fatto quest'altro e poi si andava dritti, no? Però è una cosa un po' da vecchi. No, allora Andrea Gianotti, buongiorno, non ti ho salutato abbastanza Buongiorno, bene, ho buongiorno. detto che sembrava che Ciao. tu non ci fossi, per cui lo tiriamo dentro. No, No, allora, io sempre qua sono, sempre con i pixel, sempre con lo sì, stesso allora si problema di scusa banda di perché sempre. è pixelato, però è anche fa parte del suo fascino vintage. No, allora, la Esatto. Molto cosa 8 bit, fondamentale, sono un uomo 8 esatto, bit, come 8 si dice. bit, la cosa che volevo capire è innanzitutto come ti sei formata, cioè che tipo di formazione hai? Io ho un background totalmente umanistico, io vengo dal mondo della psicologia, non psicologia clinica, ma sin dall'inizio io ho studiato psicologia per il lavoro e per le organizzazioni, quindi il mondo delle risorse umane. Poi mi sono specializzata in realtà in psicologia del marketing, quindi anche comunemente detto neuromarketing, non sono esattamente la stessa cosa, ma comunque è lo stesso ambito, comportamento del consumatore, studio dei Qual è la comportamenti. differenza? Che così la sdoganiamo subito, visto Il che le parole sono importanti. neuromarketing studia gli effetti che stimoli di marketing hanno dal punto di vista delle reazioni psicofisiologiche delle persone, quindi anche la capacità di suscitare determinati tipi di emozioni. La psicologia applicata al marketing è un po' più ampia come campo e comprende anche tutto il mondo dell'influenza sociale, della persuasione, anche alcune teorie della psicologia economica. Quindi, se vogliamo, la dico male, il neuromarketing è parte della psicologia applicata al marketing, ma la psicologia applicata al marketing va anche al di là. Io ho iniziato il mio percorso professionale con questa passione, questo desiderio di comprendere più in profondità quali sono le dinamiche
che guidano i comportamenti di acquisto, le preferenze, le scelte dei clienti, dei consumatori, anche se non amo la parola consumatori, preferisco parlare di persone o semmai di clienti. Clienti fa un po' studio di psicologia, mentre i consumatori, però, di fatto Pazzesco. siamo tutti consumatori, no? Cioè. Siamo consumatori, come diceva un mio professore dell'università. È stata un'avventura molto bella, durata 5 anni, quasi 5 anni. Io mi occupavo di customer analytics, guidavo un team di esperti di analisi dati, quindi di data analyst, di data scientist, e di data scientist per analizzare i comportamenti dei consumatori o dei consumatori. E in virtù di questi comportamenti ricavare delle caratteristiche di natura psicologica, per esempio tratti della personalità, che le aziende potevano poi utilizzare per personalizzare la comunicazione e renderla più efficace. A un certo punto, inizio, ed è successo durante il periodo della pandemia in realtà, inizio a sentire che mi stava mancando qualche cosa. Facevo un po' fatica a capire che cosa mi stesse mancando. Ed è stato proprio in quel momento che ho incontrato Riccarda Zezza, che è la fondatrice e CEO di LifeFeed, l'azienda in cui lavoro oggi, che mi ha fatto vedere che cosa fa LifeFeed, mi ha fatto vedere dei dati che riguardano non i clienti, non i consumatori, ma che riguardano i collaboratori delle aziende, dati che parlano di riflessioni, si tratta di riflessioni che le persone fanno quando pensano alle proprie esperienze di vita in tutti i campi, e dopo vi racconterò un pochino meglio. Fatto sta che nel vedere questo tipo di dati, ho capito che quello che mi stava mancando era il senso di quello che stavo facendo. Ero completamente affascinata dal che cosa facevo, questa analisi dati da una prospettiva psicologica per personalizzare la comunicazione delle aziende verso i clienti, ma l'obiettivo finale era comunque quello di aiutare le aziende a vendere di più attraverso una conoscenza più profonda e di natura psicologica dei clienti. In questo caso si sarebbe trattato di aiutare le aziende a conoscere meglio non i clienti, ma i propri collaboratori, per aiutarli a stare meglio, per aiutarli a essere più coinvolti, per aiutarli a esprimere, per esempio, tutto ciò che le aziende normalmente non vedono, proprio perché rientra in quelle sfere di vita personale che sono appunto non considerate, poco viste. E così ho Quanto cambiato settore. è invasiva? Adesso apriamo l'angolo nerd che c'è un pochino più cioè, insomma, l'angolo di studiosi dei dati. Quanto è invasiva questa tecnica? Nel senso che, vediamo, faccio un po' un sottotitolo della domanda. Ci sono vari modi oggi di analizzare i dati. Noi abbiamo più volte raccontato durante questa trasmissione, insomma, che siamo dei pollicino consapevoli e inconsapevoli. Molte cose le diciamo e la psicologia le studia, no? In base alle esigenze espresse, no? Le interviste, i test, dove fondamentalmente sono io che rilascio un qualche tipo di informazione. E poi ci sono tutte le informazioni invece cosiddette involontarie, no? Che noi lasciamo navigando su internet oppure schiacciando un like su Facebook in maniera più o meno consapevole, io dico sempre con più o meno dolo. Nel tuo campo, che è straordinariamente interessante, perché attenzione, cioè io lo dico a chi ci sta ascoltando, però qui intorno si muove un pezzo non piccolo del marketing, anzi abbiamo discusso di marketing qualche settimana fa e stanno tutti andando, ti ricordi Andrea, più o meno in questa direzione, cioè cercare un po' di interpretare, di capire meglio come sarà questa società data driven cosiddetta e come potrà essere interrogata. Allora, quanto è invasiva, cioè quanto è cioè, quanto si capì, come sta, quali sono gli strumenti, ecco, che state mettendo in atto per capire, per studiare? Dunque, tutto parte dal tipo di dati con cui noi lavoriamo. I dati con cui noi lavoriamo sono dati che riguardano intanto i collaboratori delle aziende, quindi stiamo parlando di, non amo la parola, così come non amo la parola consumatori, non amo la parola dipendenti, quindi parliamo di persone che lavorano in azienda, sono le aziende clienti di LifeFeed. E queste persone partecipano a dei percorsi di formazione, di apprendimento, che le aiutano,
le aiutano a trasformare appunto tutte le esperienze di vita che hanno e tutti i ruoli che vivono in questo periodo della propria vita in competenze soft. Attraverso che cosa? Attraverso una piattaforma in cui svolgono degli esercizi e in cui generano delle riflessioni. Quindi nel partecipare... Quindi voi non, per togliere anche da domande che mi stanno... Voi non spiate i collaboratori, le persone che stanno in azienda, non analizzate o le no, internet? No, non è un'osservazione, no, assolutamente non no. Non avete telecamere così, cioè nessuna telecamera all'interno di percorsi guidati, sì, esattamente come in questo senso il link, passami il termine, con la psicologia è molto forte, no? Cioè siete voi, sì, che giostrate, che governate l'esperienza d'apprendimento, l'esperienza, insomma, che giostrate la seduta, ecco, usiamola, la seduta tra virgolette. Peraltro è da chiarire anche qual è il ruolo dei dati in questo caso, perché questi sono percorsi di formazione e apprendimento, il loro scopo è quello di aumentare l'efficacia delle persone, migliorare la loro capacità di sviluppare competenze e talenti e di trasferirli tra i propri diversi ruoli, ruoli che appunto i dati dimostrano, ed è proprio questo il ruolo dei dati, si arricchiscono tra di loro, non si tolgono energie ma si arricchiscono a vicenda di competenze. Quindi i dati che io analizzo insieme al team sono dati che riguardano tutti i comportamenti e le riflessioni che le persone fanno durante questi percorsi di apprendimento. Sono dati che vengono restituiti in logica one-to-one alle persone per aiutare loro stesse a capire, perché spesso non ne siamo consapevoli, di quali sono le competenze e i talenti che sviluppiamo nei nostri diversi ambiti di vita, nelle nostre diverse esperienze, nei nostri diversi ruoli. Per esempio, io posso scoprire di essere molto più innovativa e creativa come amica che non come manager, molto più organizzata come figlia che non, di nuovo, come manager. Poi spero di avere qualcosa di positivo anche come manager da poter trasferire anche negli altri ruoli, e c'è un esercizio che effettivamente mi aiuta a scoprirlo e mi aiuta a capire, attraverso l'analisi dei miei dati, quali sono i talenti, le competenze, le risorse che io esprimo in tutti i miei ruoli, e poi mi suggerisce in maniera automatica di provare a trasferirli negli altri ruoli. Per esempio, ciò che non esprimo nel ruolo di manager, ma che potrebbe, ma che è effettivamente una risorsa che potrei utilizzare anche sul lavoro, mi dice esattamente dove ce l'ho e quindi come fare per trasportarla anche lì, e viceversa. Quello che viene restituito all'azienda è un dato aggregato, non è mai un dato puntuale sul singolo. Ecco, infatti, bravo, mi hai anticipata. Cioè, che tipo esatto di reportistica voi generate? Perché, insomma, una reportistica, la parola voluta, però, insomma, per capirci, va all'utente, cliente, un'altra va all'azienda. Assolutamente, no? Sì. Che tipo, quindi, di report generate? Cioè, fammi un esempio. Un esempio di report ha al suo interno una serie di indicatori che vengono forniti all'azienda sempre a livello aggregato, suddivisi per variabili sociodemografiche, che riguardano le proprie persone, le persone che hanno partecipato al percorso. Per esempio, io posso restituire a te azienda quanti talenti le tue persone stanno esprimendo nei loro ruoli professionali e quanti invece nei loro ruoli personali. Quanti sono condivisi tra queste due dimensioni? L'obiettivo poi, attraverso il percorso stesso, è far sì che i ruoli condivisi, che i talenti condivisi tra questi ruoli di vita privata e professionale siano sempre di più, e che quindi si applichi la cosiddetta transilienza, che non è altro che la capacità di trasferire risorse, capacità e competenze tra i propri diversi ruoli di vita. Ti permetto di scoprire... No, io ti devo chiedere degli esempi, perché tu devi sapere che io ho fatto almeno il mio percorso di studi, c'è stata anche la scuola di giornalismo. La scuola di giornalismo sono 2 anni in cui noi facciamo praticantato. L'ho fatta a Bologna e a un certo punto il direttore della scuola di Bologna decise di inserire uno psicologo all'interno di questo. Tu fai conto che eravamo stati selezionati, eravamo in 15 da tutta Italia, portati a Bologna, ha inserito uno psicologo per provare a sperimentare ed aiutarci esattamente con questa logica, come funziona una relazione, no? Cioè come tirare fuori il meglio da ciascuno di noi.
chiaramente finì malissimo, ma malissimo, nel senso che tu devi sapere che poi i giornalisti sono un po' dei cani sciolti, cioè persone che hanno anche dei problemi di personalità importante, no? Perché di solito il giornalista lavora su quello che deve scrivere, l'argomento che deve scrivere, la sua fonte, tutto il mondo che gli sta intorno o è nemico oppure è un intralcio. Infatti quindi... non funzionò, devo essere sincero, proprio perché, insomma, per quanto insomma, sui libri si legge che il giornalismo è un'opera collettiva dell'ingegno, no? Perché effettivamente viene formato, insomma, devi confrontarti, però parliamo di 20 anni fa almeno, è inutile che sorridi Gianotti, per cui quando ho iniziato io a fare questo mestiere c'era ancora una visione un po' arcaica. Avevamo ancora le braghe corte. Siamo ancora le braghe, esatto. Allora, la domanda è un po' questa, cioè chi ci riesce a fare un esempio di una tecnica che voi utilizzate? Perché è interessantissimo, chiaramente. Facciamo un po' fatica a immaginarcelo. Le tecniche sono diverse. Due tra le più importanti sono quella della riflessione e quella delle cosiddette missioni real life, missioni nella vita reale. Immaginiamo il caso di una... parliamo di un utente, parliamo di una persona, poi tutti questi dati vengono forniti a livello aggregato anche alle aziende, ma parlando di una persona, attraverso un percorso può scoprire che ci sono alcune capacità, alcune competenze che esprime nel proprio ruolo di genitore, per esempio nel proprio ruolo di mamma. Per esempio, e questo è un dato che ritroviamo in maniera abbastanza frequente, le competenze legate all'intelligenza emotiva. La stessa persona esprime invece la gran parte delle proprie capacità di innovazione in altri tipi di ruoli, come per esempio quello di partner o quello di amica. La stessa persona esprime le proprie capacità di organizzazione prevalentemente nel proprio ruolo di manager. Quello che il sistema, quello che il percorso suggerisce e aiuterà questa persona a fare è, per esempio, trasferire le proprie competenze legate all'intelligenza emotiva dal proprio ruolo di mamma al proprio ruolo di manager, ma viceversa anche trasferire le proprie capacità organizzative dal proprio ruolo di manager al proprio ruolo di mamma. Questo va a favorire, nel primo caso, la produttività, nel secondo caso va a favorire il benessere a casa. Come viene fatto tutto questo? In primis attraverso la riflessione, attraverso l'autonarrazione, cioè facendo, dopo aver fatto scoprire questo insight alla persona, portando la persona a riflettere sui comportamenti, sui gesti che mette in pratica nella propria quotidianità, nel proprio ruolo di mamma, nel prendersi cura, per esempio, dei propri figli. Nel diventare consapevole, scrivendoli, di questi gesti, diventa allo stesso tempo più pronta a metterli in pratica anche nel proprio contesto professionale, come attraverso le cosiddette missioni real life. Ecco, una caratteristica della metodologia di LifeID, quindi del life-based learning, l'apprendimento basato sulla vita, è che nonostante si tratti di una piattaforma tecnologica, l'obiettivo non è quello di tenere quanto più tempo possibile le persone incollate a uno schermo. Tra l'altro questa non è nemmeno una metrica rilevante, i minuti spesi in piattaforma dagli utenti per noi, ma è dare alle persone gli strumenti e la consapevolezza che serve per poi poter allenare nella propria vita reale tutto quello che stanno apprendendo. E quindi attraverso le missioni real life la persona imparerà a utilizzare comportamenti, azioni, gesti simili in contesti differenti, ma che contribuiscono a rafforzare la medesima competenza. Bellissimo. Posso, Luca? Sì, vai, perché io ho altre 8 domande, però è meglio che mi spezzi. E poi le fai veramente lunghe queste domande, Luca, cioè te le hai fatte mille volte, devi essere più corto, cioè... capito? Sì, è una roba incredibile. Meno male che sei pixellato, perché così la gente dice, però è pixellato e non ti dà pixellato e vale poco. E io volevo sapere una curiosità, cioè nel marketing l'informazione quantitativa la fa sempre, diciamo, prima, no? Nel senso che sì, c'è la parte di analisi dei comportamenti, c'è la parte di analisi delle interazioni, delle emozioni, però poi alla fine tutte queste informazioni di solito vanno a finire all'interno di un motore che elabora numeri, che elabora, come dire, informazioni quantitative. Questa cosa è vera, e se è vera in che misura, anche per l'attività nei confronti dei comportamenti delle persone all'interno delle, diciamo,
della vostra attività, ecco, quello che sono le persone quando lavorano e nei loro diversi ruoli. Ma io credo che nel marketing, tra l'altro, si parla tanto di big data, ma si parla anche, ancora non abbastanza, ma sempre di più di small data, tutti quei dati che ci permettono di cogliere non tanto le correlazioni quanto le cause, che ci permettono di spiegare il perché di ciò che osserviamo, quindi non qual è l'acquisto più frequente, non qual è la prossima azione che verrà da parte dell'utente, da parte del consumatore, ma perché, qual è la motivazione sottostante. Nel mondo delle organizzazioni, come in questo caso possiamo parlare in maniera più ampia di risorse umane, mi sono resa conto che questo concetto di dati small, che sono per esempio le riflessioni delle persone, e noi lavoriamo con questi dati, con le riflessioni, quindi dati linguistici destrutturati, molto complessi da analizzare, ma anche molto densi di significato, quello di cui ci siamo accorti è che questi dati possono contribuire a arricchire la people analytics delle aziende, anzi a creare un nuovo standard di dati sulle persone. Faccio un esempio: attraverso le survey di clima tradizionali le aziende riescono a capire se le persone stanno bene o male, quanto stanno bene o male. Quello che è più complesso cogliere è perché stanno bene o stanno male. E il perché risiede in dimensioni umane differenti, che sono per esempio le emozioni, che sono per esempio i bisogni. Tra l'altro, emozioni e bisogni che le persone esprimono non soltanto sul lavoro, ma anche in tutti gli altri loro ruoli di vita. Ecco, questi sono dati che noi raccogliamo attraverso l'analisi delle riflessioni delle persone. E sono dati che poi restituiamo anche alle aziende in forma aggregata per aiutare a capire quali sono le determinanti di ciò che sono già abituate a vedere, quindi come intervenire nella maniera più efficace. Non so, Andrea, se ho risposto alla domanda o se, come al mio solito, ho pagato. Una domanda brutta che si collega a quella di Andrea. Ma le aziende sono in... Perché non hai mai detto, io ho fatto caso, non hai mai usato la parola efficienza. Mm-hmm. Hai parlato di intelligenza emotiva, però... La domanda semplice è, per farla breve, altrimenti Gianotti mi bacchetta, ma le aziende sono interessate a una conoscenza, diciamo, così profonda del proprio dipendente, o sono interessate a misurarlo in termini di efficienza, performance, di ore di lavoro che stanno sul posto, a che punto siamo? Cioè, qual è la vostra percezione? La nostra percezione è di un'apertura sempre maggiore, anche se ancora non sufficiente, non so quando potrà mai essere sufficiente l'apertura da parte delle aziende a capire l'importanza di andare al di là di ciò che sono abituate a osservare delle proprie persone, a osservare, quindi a vedere e a valorizzare. Lo slogan di lo slogan interno di tantissime aziende è le nostre persone al centro. Però io mi occupo di dati, e se guardo questo slogan dal punto di vista dei dati, e quindi guardo la people analytics di queste aziende, guardo quali dati raccolgono e utilizzano per prendere decisioni sulle loro persone, si tratta per lo più di dati di tipo oggettivo, dati duri, dati che riguardano ciò che avviene sul lavoro, le performance, le competenze hard, livelli retributivi, spostamenti interni, eccetera, eccetera. Insomma, tutti i dati che sappiamo che le aziende hanno tipicamente a disposizione. Non si parla mai veramente di tutto ciò che le persone veramente sono. Quindi è come se, dal punto di vista dei dati, è più un mettere il lavoratore al centro che non la persona. Vedo un interesse crescente, vedo una sensibilità crescente, anche perché siamo in un periodo in cui la vita è entrata a gamba tesa nel lavoro e viceversa. E queste due dimensioni sono sempre meno scindibili tra di loro. Luca, cioè, proprio a questo proposito, cioè, ma alla fine... faccio una domanda un pochino, come dire, provocatoria, ma le persone vogliono veramente unire la loro dimensione personale e la loro dimensione lavorativa? Cioè, alla fine non c'è una resistenza per dire sì, ok, io sono una persona tenace, corro la maratona,
mi alleno e faccio gare di 50 km e io sul lavoro non voglio essere tenace perché quello è un altro me stesso, io sono un'altra persona. Non c'è anche questo atteggiamento e non c'è il rischio di avere questo atteggiamento. E come lo si supera quando invece lo si trova? In questo caso la prospettiva è una prospettiva di arricchimento, cioè è un voler far riconoscere alle persone, farle renderle consapevoli che sono molto più di ciò che credono spesso di essere, e che hanno molte più capacità di quelle che pensano di avere. Perché se io mi guardo come manager, per esempio, potrei pensare di non essere una persona assertiva. E già qui c'è un conflitto, perché ho detto manager e ho detto persona. Effettivamente fatico a ritrovare questa mia capacità nel mio ruolo di manager. Potrei pensare di non essere così, salvo invece accorgermi se allargo la mappa, che questa caratteristica, questo talento, perché in certe circostanze è un talento, io lo possiedo e come? È che lo esprimo in ambiti di vita differenti da quello professionale. Il diventare consapevole che io ho questa capacità mi dà la libertà e l'opportunità di utilizzarla anche sul lavoro, se voglio, se ne riconosco l'utilità e l'efficacia. Chiaramente se non voglio e se è qualcosa che voglio tenere nel ruolo in cui attualmente l'esprimo, posso farlo, ma questo tipo di formazione è abilitatore, quindi ti rende possibile l'esprimere in un ruolo, in ciascuno dei tuoi ruoli, molte più capacità di quelle che attualmente esprimi, proprio attingendo da tutti gli altri ruoli. Ma infatti Andrea, cioè io stavo pensando alla frase, no, chiedimi se sono felice, no? Che è il fulcro di qualsiasi tipo di assessment che porta anche a esplicitare quello che è il mio stato emotivo all'interno dell'azienda. A me, io non so te Andrea, ma a me piacerebbe che la nostra azienda ci chiedesse, ma siete felici? No? Cioè, come state? Cioè, un esperimento di questo tipo, a me piacerebbe. Non so te, ma anche l'unico problema che avrei è che probabilmente, e questo lo chiedo a te, Chiara, attiverei una sorta di psicoscanner, dove a quel punto cerco di vendere un'immagine. Cioè, ho paura di hackerare il sistema, cioè che non riusci, non, mentre quando vai dallo psicologo fondamentalmente, so che sono due ambiti diversi, però ti metti a nudo perché stai male, no? Per cui hai un malessere se vai dallo psicologo perché c'è qualcosa che non funziona e quindi è tuo interesse, no? Da un certo punto di vista, tirar fuori cose. In azienda c'è un tema di utilità, no? Cioè, io perché devo parlare della gioia che mi dà stare con mio figlio? Ne parlo perché questo può avere una ricaduta sul collega che ho vicino che mi ritiene uno stronzo, cioè insomma una persona di un certo tipo, e quindi io ho paura che metterei in atto una sorta di resistenza, forse, anche se intellettualmente questa cosa a me piace moltissimo. Non, mi temo, ecco, non so, però prima aspetta, tu Andrea lo accetteresti un assessment di questo tipo? O sei troppo vecchio, pixellato per Sono sopportare vecchio, ho uno. i capelli bianchi e pixellato. Secondo me dobbiamo, non lo so, adesso provo a dire una cosa, mi sento sotto osservazione in questo momento, però secondo me è necessario per il nostro ruolo cercare di entrare molto più in relazione con tutti i colleghi. Insomma, anch'io sono un piccolo manager, gestisco poche risorse, ma tutti ovviamente professionisti di altissimo livello e spesso anch'io mi sento in difficoltà nel riuscire a tirare fuori il meglio di loro stessi, ma soprattutto quello che loro vogliono effettivamente fare, quello che loro vogliono diventare in azienda, no? Per cui un po' di strumenti mi sarebbero utili, insomma, conoscere quelle che sono le loro caratteristiche per cercare di stimolarli un po' di più, e questo sicuramente sì. Ridurre le Detto distanze, questo, no? Luca, mi spiace dirti che tu hai perfettamente ragione, cioè i tuoi colleghi ti considerano veramente un pochino, insomma, uno stronzo. Quindi ecco, in questo hai fatto un ottimo autoassessment, bravo. Però fatemi Scherzo, dire una scherzo. cosa, quello che le persone raccontano di sé rimane per sé, non c'è nulla di quello che una persona che partecipa a questo tipo di percorso poi esca fuori dalla piattaforma, se non
intanto un dato aggregato che arriva alle aziende per prendere decisioni appunto data driven, ma non solo data driven, non solo big data driven, ma small data driven, cioè human data driven. E quello che ritorna è un ritorno alla persona, quindi sono più che assessment, si tratta di strumenti di autoscoperta, di scoperta di se stessi. E si tratta di strumenti che ci permettono di guardarci attraverso una mappa più ampia, attraverso tutto ciò che siamo e che esprimiamo in tutti i nostri ruoli e non soltanto nel nostro ruolo professionale. Quindi, no, cioè, quindi se è uno strumento, esattamente, io ho capito male, quindi resta a me questa informazione qui, voi poi Assolutamente, fate una... l'informazione puntuale. Resta completamente a me, però voi, tu avrai il tuo interlocutore, chi è l'ufficio del personale, cioè a chi è che poi raccontate insomma quello che avete capito? Sono vari stakeholder, vari interlocutori, principalmente parliamo della direzione HR, ma anche responsabili della D&I, della Diversity and Inclusion, perché scoprire i talenti che le persone esprimono nelle loro esperienze, nei loro ruoli di vita, apre un mondo dal punto di vista della capacità delle aziende di valorizzare le diversità. Te lo Il chiedo subito, welfare, non cioè. è un limite il fatto che tu abbia in questo momento come interlocutore, anche io immaginavo l'HR, no? Cioè, chi si occupa del personale? Allora, come dire, è un interlocutore importante perché è importante per noi creare cultura attorno a queste tematiche. Crediamo che questo sia davvero il momento, anche prima era il momento giusto, questo è il momento migliore per farlo. Credo anche, ma in realtà tutti noi lo crediamo, che questo metodo in realtà è assolutamente in se stesso democratico e quindi sarebbe applicabile a chiunque, non necessariamente ai collaboratori delle aziende. Potenzialmente anche ai consumatori di cui parlavamo prima, perché ognuno di noi può trarre beneficio dall'utilizzare tutte le risorse che ha a disposizione in tutti i propri ruoli, quindi nel non avere più vincoli da questo punto di vista. Però, e qui è un tema più diciamo, di modello di business attuale, dico, sottolineo attuale in realtà. Per affrontare Beh, questo percorso del genere, le aziende, secondo me, devono essere anche un po' evolute dal punto di vista della gestione della relazione personale. Qual è la tipologia di azienda, diciamo, quelle che sono un po' più evolute, quelle che per prima abbracciano questo tipo di metodologia di diciamo così, analisi, ricerca e supporto soprattutto rispetto al personale per cercare di tirar fuori il potenziale, diciamo, di altri ambiti? Qual è questa tipologia di azienda? Parliamo di multinazionali enormi, parliamo invece di piccole imprese con un capo particolarmente illuminato. Qual è, diciamo, la caratteristica dell'azienda? entrambe queste due tipologie, noi cerchiamo di essere quanto più possibile democratici anche dal punto di vista del tipo di azienda a cui ci Vabbè, rivolgiamo. immagino che finora se uno paga, non è che gli dite di no, insomma, questo come se tanti te rapporti. Dove Ma fino a chi vediamo più arriva? Chi arriva principalmente, da allora, voi? no, soprattutto tutte quelle aziende che vogliono fare della sinergia vita-lavoro anche una leva di produttività, anche una leva di sviluppo competenze. Tutte quelle aziende che hanno una particolare predisposizione a cogliere del potenziale nelle transizioni di vita, nei grandi cambiamenti che viviamo, la pandemia stessa è una transizione che ci toglie, ma ci dà anche tante competenze. Tutte quelle aziende che hanno questo tipo di sensibilità, appunto una sensibilità che va più verso la persona oltre che il ruolo professionale. Stiamo parlando, nella maggior parte dei casi, di grandi aziende, in tutti i settori, non c'è un settore particolare con cui noi lavoriamo, ma non sono escluse anche le piccole e medie imprese che hanno, appunto un management particolarmente illuminato. In realtà nessuno dovrebbe essere escluso da questo tipo di logica, è un tema di cultura aziendale. E io credo che, mi auguro che un domani la cultura aziendale non abbia nemmeno delle dimensioni, non abbia nemmeno una geografia, e che quello che oggi
a noi sembra così tanto innovativo e che in maniera anche un po', tra virgolette, narcisistica ci fa dire facciamo qualcosa di avanguardistico, l'obiettivo in realtà è renderlo la normalità. Certo. Posso chiederti, anzi, posso farti proporti un esercizio, io a te, ok? Cioè, un esercizio giornalistico, attenzione, io adesso sono l'intervistatore. Se tu dovessi raccontare, non sei tra di noi, cioè sei in un ambiente protetto, no, non è però, un ambiente protetto, una safe zone, no, allora, cioè, se tu ti chiedessi, ma come sta la pancia delle aziende, no? Cioè, quali sono in questo momento le frustrazioni più forti, oppure i freni inibitori più... le condizioni di svantaggio, sto pensando chiaramente alle donne, ma non voglio suggerire nulla, che descrivono un po' quello che tu hai visto nella tua esperienza in azienda. Perché dico una domanda giornalistica? Perché poi noi siamo abbastanza semplicistici nei nostri processi cognitivi, per cui che cosa cerchiamo? Un titolo. E a una persona che sta proponendo un metodo così interessante in azienda, la domanda che tutti si fanno, per cui io adesso faccio da veramente il giornalista, è: ma come stanno i dipendenti, come stanno le persone che lavorano in azienda, qual è il malessere più grosso con cui hai dovuto in qualche modo mediare, negoziare, abbracciare, insomma, comprendere? È strettamente dipendente sincera, tipo una cosa la devi... Io vedo casi molto diversi. La prospettiva che vedo è quella delle persone, principalmente, più che del management, più che dell'HR, del direttore HR in questo caso. E quello che vedo è la pancia sta in maniera molto diversa in funzione della cultura aziendale, in funzione anche della coerenza tra ciò che l'azienda comunica fuori e ciò che è realmente dentro. Okay. Ci sono, per esempio, c'è una domanda che noi facciamo alle persone durante il percorso, in particolare agli uomini. Si parla tanto di maternità, si parla meno, adesso fortunatamente un po' di più, di paternità. E questa domanda è se la paternità sia vista o meno in azienda. Le risposte delle persone sono molto differenti a seconda del contesto aziendale in cui le persone lavorano. Ci sono contesti aziendali in cui ciò che emerge dalle riflessioni delle persone è che in realtà la paternità non è assolutamente vista in azienda, ma è qualcosa che viene quanto più ostacolato. E che ti puoi permettere, diciamo, di dedicare tempo alla famiglia e ai figli se non hai ambizioni di carriera, oppure te lo puoi permettere in maniera strettamente dipendente dallo stile manageriale del tuo capo. Quindi, e poi ci sono realtà in cui quello che vediamo è, no, in azienda la paternità è assolutamente vista e il fatto che sia stato offerto alle persone un percorso come questo che utilizza il metodo basato sulla vita, ne è una dimostrazione. Quindi io vedo situazioni molto diverse tra di loro. Devo dire anche una cosa, io non ho a disposizione dei dati che ci parlano della popolazione in generale. Io ho a disposizione dei dati che riguardano utenti, persone che partecipano a un percorso formativo che li aiuta a trasformare un cambiamento di vita in capacità, energia, competenze. Quindi ho un bias in partenza. E il bias, certo, è che io trovo dei dati probabilmente, e insomma sperabilmente, ma sappiamo che è così, più positivi rispetto a ciò che è fuori da quello che noi facciamo. Proprio, certo, perché c'è un impatto. Perché se ti chiamano è evidente, beh, è un po', esatto, cioè è un po' anche questo, funziona anche nella psicologia sociale, è già un sociale, segnale, no? Di apertura, cioè, nel momento, certo, in cui tu l'hai agganciato, questa è una persona che sicuramente sta meglio di chi invece non si sogna neanche di avvicinarsi a te. Ma assolutamente sì, però questo, esatto, questo insomma bisognerà effettivamente passare molto tempo. Vabbè, ha fatto molto impressione, ti racconto questo episodio parlando con una donna ingegnere di diversity, era un convegno, ero il moderatore,
Lei mi ha raccontato una cosa su cui noi non riflettiamo mai abbastanza. Ha detto, sai, all'interno delle aziende i percorsi di carriera di fatto funzionano a cordate e una delle cose peggiori, dove insomma il gender gap è veramente reale, è il calcetto. Nel senso che ci vediamo ragazzi a giocare a calcetto, quindi dalle 7 alle 9, è qualcosa in cui le donne sono completamente escluse, perché magari non amano giocare al calcetto o perché hanno i figli da mettere a letto. Per cui insomma si creano delle consuetudini, no? Che poi di fatto generano delle classi dirigenti, no? Cioè solo chi sta al calcetto poi diventa una persona affidata e quindi diventando una persona affidata poi fa carriera rispetto magari a un'altra persona. Ecco, su questi temi che credo che generino una frustrazione gigantesca, no? In un'azienda, perché io mi immagino di essere una donna in un'azienda dove poi alla fine le carriere si decidono o all'aperitivo, no? Dove magari io non posso andare perché c'ho il figlio, c'ho la casa, c'ho N cose, ho un marito che non applica la parità di genere a casa, per cui che non mi dà il cambio. Hai voglia, in una situazione del genere è come se tu fossi in una gabbia sostanzialmente, certo. Perché sai che lì dentro non ci può. Ecco, il vostro ruolo è anche quello di abbattere questi muri o non ci siamo ancora, questa cosa arriverà, ma per ora no, per ora è solo capire. Assolutamente sì, il nostro ruolo, la nostra missione è in primis quella di abbattere questo tipo di disparità, perché tu Luca hai detto una cosa molto vera e allo stesso tempo molto, molto grave, cioè io non trovo che sia tanto, il calcetto è un tema, nel senso che serve diversità anche dal punto di vista delle opportunità di intrattenimento che si danno alle persone, a prescindere dal fatto che di quante donne e uomini vogliono partecipare al calcetto, quante donne e uomini vogliono partecipare all'uncinetto, perché anche su questo in realtà ci potrebbe essere molta più inclusività di quanta non ce ne sia. Ma hai detto una cosa che riguarda le donne non possono andare perché devono andare a casa a occuparsi dei figli. Ecco, quello che noi vediamo a livello di disparità nel mondo del lavoro non è che la punta dell'iceberg della disparità che c'è sotto questa, come dire, sotto la superficie, e che riguarda le disparità nelle responsabilità e anche nei carichi di cura a casa. Io sono, diciamo, frequento abbastanza i social. E un po' di tempo fa faccio una live, un Instagram live con una blogger che si rivolge principalmente alle mamme, una donna con un seguito di quasi 500.000 persone, prevalentemente mamme, neomamme, e durante questa, appunto, questa diretta, nella fase più, diciamo, di chiacchiera iniziale, lei dice questa frase, dice... Ah, ma io devo dire che appunto io sono fortunata perché mio marito mi aiuta. Questo, come dire, non c'è nulla che cristallizzi meglio di questa frase lo stereotipo associato, perché quindi lì c'è un grosso problema ed è un grosso stereotipo da abbattere. Quello che noi facciamo è far capire anche attraverso i dati che nelle esperienze di cura donne e uomini allenano delle competenze che sono fondamentali anche per il lavoro. E questo fa sì che da una parte la maternità non debba più essere vista come una battuta d'arresto per le donne e che dall'altra parte la paternità debba essere vista come una carica in più per il lavoro. Quindi in questo senso, sto parlando di maternità e paternità, in realtà noi lavoriamo con tutte le esperienze di vita, tutti i ruoli, il caregiving è un altro tema fondamentale, perché il caregiving oggi ancora è un tabù nella nostra società. Chi si prende... Ma Chiara, tu hai visto, noi su Infodata ci occupiamo tanto di genere, di dati, insomma, legati al genere. Un rapporto di Istat che è uscito durante la pandemia, la cosa straordinariamente grave che era emersa è che erano le stesse donne a
dire in una situazione di difficoltà come questa sono io che mi faccio carico di tutti, no? Come se fosse qualche cosa di normale. Ti faccio vedere, questo è un articolo che abbiamo appena pubblicato su Infodata, no? Dove siamo andati a vedere i dati invece gli indicatori, no? di genere che il governo attraverso il PNR dovrà utilizzare anche per per destinare determinate risorse per colmare il gender gap. E quello che insomma è emerso da questa ricerca che ha scritto Cristina D'Arold, insomma, che mancano gli indicatori, cioè che non ci sono in questo momento degli indicatori in azienda in grado di rilevare il gender gap in maniera corretta, e anzi, aggiungo io, c'è anche il rischio che vengano truccati. Quindi adesso parliamo di non fotografia di intelligenza emotiva, ma fotografia quantitativa di chi fa cosa in azienda. Ok? Insomma, data scientist, cioè da persona che lavora con i dati e che entra nelle aziende, temi che possa succedere una distorsione di questo tipo, cioè che alla fine le aziende possano mettere insieme degli strumenti di autoanalisi che possano in qualche modo non restituire una fotografia veritiera di quello che avviene in azienda? Chiaramente è una tua opinione, ti chiedo. Beh, in questo caso sì, è un rischio e dipende molto da chi decide che tipo di dati andare a ricavare, che tipo di strumenti utilizzare per la raccolta dei dati. Io trovo che la People Analytics oggi sia ancora addirittura uno step precedente rispetto a quella che nel marketing definiamo Customer Analytics. Per esempio, se noi pensiamo a quelli che citavo prima, gli small data, che ci permettono di cogliere delle dimensioni molto più profonde di natura psicologica, di natura emozionale, ecco, se lo small data è qualcosa che in una curva nel marketing sta qui, nella stessa curva nel mondo delle risorse umane sta ancora praticamente a zero. Quindi io credo che quello che potrebbe aiutare è anche una sensibilità di natura psicologica a chi si occupa di dati in azienda, in particolare anche di presa di decisione sulla base dei dati sulle persone. Allora, io ti ringrazio, faccio vedere, perché insomma pensavo di tenerti una mezz'ora, ma è questo il sito giusto? Sì, sì è il sito giusto, il sito di LifeFeed, questo è il nostro nuovo payoff. Ok, facciamolo vedere, LifeFeed, lo trovate lifefeed.io.it/id, perché siete italiani o siete... Siamo italiani, e anche se siamo molto, appunto, c'è tanta diversità anche dal punto di vista culturale nel team e anche della ubicazione geografica, però sì, siamo italiani. Life-based learning è il nome del metodo. Allora, noi, insomma, ritroverete Chiara su Infodata, visto che faremo un post con il video dell'intervista e raccontiamo un po' anche quello che fa LifeFeed. Andrea, tu hai un... Oh, cosa? Non sei convinto? No, sono molto sei convinto. Sei pixelato? No, sono pixelato, no, dai, un pochino, non si sente male. No, hai l'ultima cosa da chiedere, perché poi non la vediamo più, cioè ci abbandona. Okay, basta, poi sparisce, non la vediamo più. Sparisce, esatto. No, allora, intanto il tema... No, sigla sarebbe molto bello, posso fargli la propostona? Ma c'è... Però io poi la domanda ce l'ho. No, poi la propostona. Te la fai dopo? No, allora, perché, Chiara, devi sapere che, diciamo, questo filone di interviste si chiama, diciamo così, la giornata tipo di chi lavora con i numeri. Quindi questa è una cosa che noi chiediamo un po' a tutti. Quindi com'è la tua giornata tipo? Da che ti alzi la mattina? Beh, diciamo, la prima cosa non è che ci interessa. Da quando cominci a lavorare, da quando non chiudi il PC, che cosa fai durante una sorta di giornata tipo? Quanto tempo stai al computer? Quanto leggi? Quanto studi? Quanto ti informi? Eccetera, eccetera. Ma guarda, io, Andrea, ho una grande fortuna, che è quella di far fatica
a dirti qual è la mia giornata tipo, proprio perché le mie giornate sono molto diverse tra di loro. Questa è una grande fortuna. Anche se può sembrare strano, io non passo così tanto tempo sui numeri, proprio perché il mio è un background ed è la mia competenza, sono per lo più di natura umanistica. Quindi io quello che faccio è guidare un team di data analyst e data scientist, aiutata da un'altra persona che diciamo, lavoriamo a braccetto, che si chiama Martina, anche lei con un background umanistico. Quello che facciamo è, per esempio, immaginando una giornata tipo, una vera giornata tipo, è quella di dire: ok, abbiamo un'azienda con queste persone che hanno partecipato a un percorso e dobbiamo creare una reportistica che faccia emergere gli insight principali di quanto espresso dalle persone. Dobbiamo restituire questi dati in una forma che sia il più possibile anche facile, perché chiaramente si tratta di dati di temi piuttosto complessi, e che ci permetta anche di suggerire quali interventi e quali azioni sono più adatte sulla base di questo tipo di nuovi dati con cui l'azienda non è abituata, che l'azienda non è abituata a maneggiare, che il nostro interlocutore non è abituato a maneggiare. Un'altra giornata tipo riguarda invece il nostro lavoro con la ricerca. Ecco, noi siamo un team in questa azienda che, come dire, è come un po' un polipo, lavoriamo con tutti i team e quindi si parla di dati per chi si occupa di vendita, chi si occupa di clienti, ma anche di comunicazione, ma anche di partnership, ma anche di marketing e anche nell'ideazione, abbiamo un ruolo anche nell'ideazione di nuovi prodotti dell'azienda stessa. E comunque sono molto contenta perché effettivamente tu, Andrea, mi hai fatto la domanda e durante questo talk alla fine non abbiamo parlato di dati attraverso le persone, abbiamo parlato di persone attraverso i dati, quindi è una cosa molto bella. Allora, ti Vai lancio Luca, con la propostona. la propostona. Vai. Mi ci aiuti a selezionare una serie di indicatori, no, che voi utilizzate, dove proviamo a noi mettere in grafica una reportistica visual di come del lavoro che fate, cioè di come stanno poi i dipendenti in azienda. Assolutamente Te sì. la butto lì, cioè se voi ci dovete girare un Excel, poi in sintesi, poi insomma i dettagli li vediamo dopo, però sarebbe interessante. Gianotti mi guarda già strano perché ha capito che questo, però invece è figo, cioè la cosa interessante è quella di proviamo a restituire una fotografia, chiaramente se campionari, adesso dobbiamo capire sulla base di tutti gli insight che voi ricevete, non vogliamo andare a identificare un vostro cliente, questo deve essere chiaro, ma Assolutamente. insomma di qualcosa che permetta a un lettore, un utente, insomma, poi insomma, i lettori di Infodata sono super attenti a questi temi, ma mi piacerebbe anche portarlo magari anche al di fuori del nostro mondo di chiuse i numeri, di capire insomma come è fatta l'identikit, quello che insomma giornalisticamente è l'identikit. Te la lancio lì. Altro che. Quantitativo, qualitativo, in modo tale che uno possa vedere. Ti piace? Molto. Ho già un po' Dai, di idee. Sì. Perfetto. proviamoci, lo produciamoci, facciamo una cosa e poi chiaramente torni a commentarlo. Super, assolutamente sì. Ok, Avete visto che alla fine fortissimo. ci rivediamo ancora? Hai visto? È fatto Grazie apposta. Allora, grazie Chiara, ti abbiamo tenuto a voi. tantissimo, Grazie. 54 minuti, io tenevo una mezz'ora, ti chiedo scusa. Anzi, Grazie di essere rimasta con grazie, grazie. noi, grazie Andrea. Noi ci vediamo settimana prossima su Data Jobs e parleremo di NFT, cripto e blockchain. T'ho detto solo questo. Ciao, Wow. arrivederci. Ciao. Ciao Luca, ciao Andrea, ciao a tutti.